È iniziata poco dopo le 9.30 la sessione ordinaria del Consiglio Comunale che si è tenuto questa mattina, lunedì 9 luglio, nella sala consiliare del Comune di Ghisi. Diversi gli argomenti all'ordine del giorno, tra le questioni più importanti quelle riguardanti i piani industriali di Aria Vasta, le questioni inerenti alla situazione delle strutture e dei servizi sociosanitari della media e bassa Vallesina e quelle in merito al trasferimento a Fabriano della sede dell'Aria Vasta, per cui sono state presentate tre mozioni dai consiglieri del PD e del Movimento 5 Stelle. Dopo un ampio dibattito, una breve sospensione dei lavori sul tema della sanità, è stato approvato un unico documento condiviso. Tra le questioni all'ordine del giorno spiccano anche la mozione approvata da tutti i consiglieri presentata da Daniele Massaccesi del gruppo Iesiamo sulla rimozione del cancello posto all'ingresso della sede municipale per simboleggiare un'apertura del comune nei confronti dei cittadini e quella presentata da Gian Angeli del Movimento 5 Stelle per la creazione di uno spazio web dedicato alla trasparenza. Visto il protrarsi della seduta, dopo l'approvazione del documento condiviso sulla sanità, le altre pratiche in programma, compresa l'approvazione del bilancio, sono state rinviate in data da destinarsi.